Ciao a tutti, io sono Eliania, benvenuti o bentornati in questo nuovissimo video. Questo è il primo di quattro che ho pensato di dedicare al Grishaverse, l'universo fantasy creato da Leigh Bardugo, che dal 2012 a questa parte, se ho contato bene, ha pubblicato ben sette libri ambientati appunto nel Grishaverse. Cos'è innanzitutto? È l'unione tra due parole. Grisha e Universe, quindi l'universo di Grisha. Sono queste persone che hanno un particolare potere che solitamente si manifesta già dalla tenera età. Infatti ci sono alcuni Grisha esaminatori che esaminano i bambini. Se hanno potere Grisha, allora verranno portati ad addestrarsi come Grisha, altrimenti continuano la loro vita normale e sono divisi, tra virgolette, in ordini. Quindi in base al potere che manifestano, potere Grisha, attenzione. Allora, partiamo dalla prima trilogia, perché è vero che sono sette libri quelli che ha pubblicato la Bardugo nel Grishaverse, però sono divisi in la prima trilogia, che è quella di Tenebre e Ossa, e ne parleremo oggi. E poi ci sono altre due duologie che poi ne parleremo nei prossimi video. Allora, la prima trilogia è quella di Tenebre e Ossa, dicevo, e Shadow and Bone. Penso che conosciate anche la serie TV pubblicata da Netflix lo scorso anno. Mi sembra che siano otto episodi. Non ho ancora visto questa serie, però ho intenzione di farlo e penso venerdì prossimo ne parleremo insieme. Allora, oggi parliamo solo dei libri della prima trilogia di Tenebre e Ossa, che appunto è composta da Tenebre e Ossa, Assedio e Tempesta e infine Rovina di Ascesa. La storia si apre nel momento in cui Aline e Mal, due bambini che vivono in un orfanotrofio a Karemitz, vengono esaminati da due Grisha. Risultano senza poteri, quindi continuano la loro vita normalmente. Lei come mappatrice e lui come tracciatore, e rimangono in ottimi rapporti. Un giorno, una volta che loro sono cresciuti, dovranno affrontare e attraversare la fatidica Falia, questo squarcio che divide il loro paese a metà e al cui all'interno vivono i Volkra, dei mostri terribili. E lei, per difendersi e difendere i suoi compagni da questi Volkra, dal loro attacco, scaturisce questa luce potentissima e unica, e quindi si scopre una Grisha e quindi dovrà affrontare prima di tutto il percorso, no? Che di solito fanno i Grisha da che sono bambini fino a che imparano a gestire i loro poteri Grisha. E poi dovrà affrontare anche cose molto più grandi di questo, anche molto più grandi di lei, come per esempio l'oscuro. Noi lo conosciamo all'inizio come colui che vuole salvare il mondo da questo squarcio, che però poi si rileva il cattivo di turno. Complessivamente posso dare 3 stelle su 5. Sono scorrevoli, godibili, mi hanno fatto schierare tantissimo e a volte anche piangere. E anche incazzare certe volte mi hanno fatto. Però ci sono dei punti dolenti. Allora, innanzitutto dobbiamo ricordare che questa trilogia è stata pubblicata tra il 2012 e il 2014 e ci sono alcuni punti che invecchiano un po' male. Prima di tutto i cliché. Allora, sono tipici di 10 anni fa, che purtroppo però adesso sono ben superati. Il triangolo amoroso, banale, perché è scontatissimo, anche come va a finire purtroppo, ahimè, mi ha un po' delusa, perché ci speravo già dalla prima pagina e sapevo con certezza che sarebbe andata a finire così. Io sono contenta perché è così che doveva andare, alla fine sono contenta, però era scontato, ecco, il male viene sconfitto, però sono molto delusa da come è avvenuta questa sconfitta. Cioè, tre libri per dirmi che alla fine finisce in modo così squallido. Sono delusissima. Mi aspettavo qualcosa di grandioso. Alla fine lei è l'evocaluce, la santa, e di qua, di là, fatti cazzi e mazzi, quando poi alla fine bastava quella cagata. Per chi l'ha letto sa di cosa sto parlando. Però devo dire che c'è un punto a favore del Grishaverse, che è un mondo straordinario, un mondo fantasy. Non parlo solo della prima trilogia, parlo anche in generale degli altri libri, che il Grishaverse è un universo, penso, originale. Non ho ancora mai letto niente con questo mondo così.
Certo, sicuramente sono convintissima che esistono libri che non ho ancora letto, tipo quelli di Brandon Sanderson, che hanno un world building decisamente migliore di questo, però penso che sia anche piuttosto originale questo. Mi è piaciuto molto tutto il mondo di Grisha, come funziona, così con la... certo, qualche volta mi ha fatto un po' storcere il naso, però, dato che sto leggendo già Sei Ricordi, ve lo anticipo, devo dire che poi cresce bene questo universo, questo world building. Mi sono piaciuti anche abbastanza i personaggi. Certo, sono ben caratterizzati, hanno un'evoluzione tipica però sempre dei romanzi fantasy 2010, no? 2015, ecco, periodo in cui sono stati pubblicati questi tre. Quindi, insomma, sì. Se l'avessi letto 10 anni fa, questa trilogia, forse mi sarebbe piaciuta di più perché incarnava bene il momento storico. Però poi purtroppo adesso ripeto che ci sono alcune cose che è meglio lasciare al 2012, altre che invece possono piacere sempre, ecco, lo volevo dire. Allora, chi sono i miei personaggi preferiti? Sicuramente Alina, la protagonista. Lei è una che non molla mai, che non vuole essere così. Questo potere gli sta stretto. Tutto sto discorso che lei è una santa, che lei è unica di qua, di là, il prescelto, cazzi e mazzi, sempre tipico questa cosa del 2012. Lei le sta stretto, cioè lei non può vivere una vita normale perché appena si gira vede uno, ah, oh, santa, si inchina e fa, cioè anche meno, sinceramente un po' le scoccia sta cosa. Il fatto che lei sia sempre al centro dell'attenzione è soffocante, sinceramente, cioè anche io, veramente. Un altro personaggio che mi è piaciuto molto, mi ha fatto un po' schizzare, però anche lui ha le sue ragioni per evitare il potere che ha Alina, no? E capisco soprattutto le sue ragioni, perché lui si sente inutile, si sente come se non appartenesse al mondo di Grisha, perché lui non è un Grisha alla fine, mentre lei sì. E tutto sto potere di Alina soffoca anche lui peggio che ad Alina, quindi capisco molto, lo comprendo. E un altro che mi piace molto è anche l'Oscuro, quindi il cattivello di turno che era partito bene, che poi finisce a merda. Purtroppo la sua evoluzione è quella che mi è piaciuta meno perché è partito super bene e caratterizzato benissimo, che poi cioè, ha avuto 3 libri per caratterizzare benissimo un personaggio così ben potenziato, cioè con tutto questo potenziale che aveva l'Oscuro, poi anche no. Comprendete, no? Cioè, sapete di cosa sto parlando. E quindi, insomma, non mi è piaciuta molto la sua evoluzione, meno di quella degli altri. Un altro personaggio che mi è piaciuto tantissimo, forse è il mio preferito in assoluto, è Nicolai. Devo ancora leggere la sua duologia perché sono ancora a Sei Ricordi, quindi con calma ci arriverò. Però non vedo l'ora di leggere King of Scars e poi King of Wolves, mi sembra che sia il secondo su Nicolai, e posso già comprendere in realtà il titolo del secondo volume, King of Wolves, perché lui è proprio il re dei lupi, e perché è spiegato appunto nella prima trilogia. Ecco, un appunto che vorrei fare alla fine è che io consiglio sempre di leggere il Grishaverse partendo d'appunto Tenebre e Ossa, la trilogia di Shadow and Bone, che è stata la prima ad essere pubblicata e ambientata nel Grishaverse, perché è qui che vengono spiegate tutte le novità di questo mondo, di questo universo di Grisha. Altrimenti, se partite da Kings of Scars o Six of Crows, forse non riuscite a entrare bene nel mondo di Grisha, nel Grishaverse. Perché, essendo comunque storie scollegate tra di loro, il mondo è sempre lo stesso, quindi è sempre il Grishaverse. E in Six of Crows, poi in King of Scars, non lo so, la Bartuco, in questa seconda duologia Grishaverse, dà per scontate molte cose. Lei, le cose che ha spiegato in Shadow and Bone, in Six of Crows, non spiega. E quindi, perciò, io consiglio di partire, e infatti il primo video Grishaverse è dedicato proprio a questa trilogia per questo motivo, per comprendere meglio il world building.
Allora, questo video è finito, spero vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un like, fatemi sapere un vostro parere su questa prima trilogia, mi raccomando senza fare spoiler, nonostante io l'abbia già letta, è per tutelare chi non ancora l'ha fatto e chi vuole appunto ancora leggere o comunque la sta leggendo. Venerdì prossimo ci sarà un video dedicato alla serie TV Netflix di Shannon Bone, facciamo un attimo il paragone e poi continuiamo a parlare dei libri, anche perché esiste solamente la serie TV di Shannon Bone e poi Six of Crows e King of Scars nei prossimi giorni, in realtà nelle prossime settimane. E iscriviti al canale se non ancora lo avete fatto, attivando la campanellina per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!